scontro tra auto e scooter alla Trave di Fano, 66enne trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Attimi di paura oggi pomeriggio al centro Scavolini alla chiusa di Ginestreto di Pesaro, in fiamme il tetto di un edificio industriale. Furti di bici, borse e portafogli, individuati dalla polizia i responsabili dei tre colpi commessi a Fano, scattati arresti e denunce. Il lungomare di Torrette avrà un nuovo volto, partito l'intervento di riqualificazione illustrato ieri sera alla cittadinanza. La prossima settimana al via anche l'arredo dell'area dell'ex agio. Promuovere i libri e la letteratura, dal 6 all'8 ottobre torna a Fano l'evento letterario. Da domani la città si colora con Fano Fiorisce, taglio del nastro nella zona del Pincio per l'evento che ospiterà la mostra mercato dei fiori, musica, giochi e spettacolo. Disabili e normodotati insieme nel segno dello sport e dell'inclusione, al via il progetto L'Uno per l'Altro con attività sportive e sportelli d'ascolto per l'integrazione e la prevenzione del disagio giovanile. Esaltare il tartufo, l'allogastronomia e la tradizione culinaria. Ad Apecchio è tutto pronto per la 41esima edizione della mostra mercato del tartufo, in programma dal 29 settembre al 1 ottobre. Buonasera a tutti e benvenuti ad Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 8:20 nella rotatoria tra via Trave, via Aldo Moro e via Frusaglia a Fano. A scontrarsi una Ford Fiesta guidata da una 36enne di Fano, sola a bordo, e uno scooter 150 condotto da una 66enne fanese. Secondo una prima ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia locale, l'auto giunta alla rotatoria con l'intenzione di proseguire verso via della Trave ha urtato il motociclo che era già in rotatoria. Sul posto i sanitari del 118 che, viste le condizioni della scooterista, hanno allertato l'eliambulanza. La donna è stata trasportata al Torrette di Ancona. Illesa invece la conducente della Ford, risultata negativa ai test alcolemici. Ed un incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle 15:15 nel capannone 140 del centro Scavolini in via Risara alla chiusa di Ginestreto a Pesaro. Lo vedete dalle nostre immagini. L'incendio, sviluppatosi sopra la copertura di un edificio industriale, ha creato una considerevole colonna di fumo. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco con 7 autobotti, un'autoscala e un carro NBCR, nucleare biologico chimico radiologico. L'incendio è stato domato alle 16:50 e al momento non risultano feriti. Con l'esecuzione del primo stralcio ha avuto inizio l'intervento di riqualificazione del lungomare di Torrette, il cui termine è previsto per il prossimo mese di maggio. L'iniziativa è stata presentata ieri sera all'Assemblea dei residenti dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore Etienne Lucarelli. Il servizio è di Massimo Foghetti. Sono lavori lungamente attesi ed ora partono. Ieri sera è stato presentato ai residenti di Torrette l'esecuzione del progetto Waterfront, che rivoluzionerà l'immagine delle lungomare della frazione. Finalmente Torrette, la cui vocazione predominante è quella turistica, avrà un'immagine che qualificherà il suo spirito di accoglienza. I lavori praticamente sono iniziati con l'esecuzione dei sottoservizi da parte di ASET. Quando l'intervento nel sottosuolo, con la realizzazione di nuove fogne e la posa in opera di nuove tubazioni dell'acquedotto sarà terminato, si porrà mano alla riqualificazione dei giardini Tonucci. Subito dopo si interverrà su via Stelle di Mare. Rassicurati i proprietari dei chioschi, che al momento rimarranno al di fuori dell'area interessata, in quanto saranno compresi nel secondo stralcio, così il sindaco Massimo Seri ha presentato l'intervento. Noi sappiamo che siamo una città di mare, Torrette è un punto importante, strategico, è un attrattore anche di ricettività, di turisti, e quindi diventava importante dare valore. Con questa riqualificazione portiamo un segnale forte a Torrette.
che ripensiamo guardando al futuro come un investimento forte che vada a rilanciare questa realtà. Ma soprattutto ci vuole recuperare quel valore che Torrette ha avuto anche in passato. Ricordo quando ero ragazzino ci veniva perché era un fonte elemento di richiamo. Finalmente partono i lavori per essere ultimati prima dell'avvio della nuova stagione estiva. Quindi un momento significativo, importante, ma soprattutto di prospettiva e di rilancio e di investimento per il futuro. E cosa vedremo la prossima estate a Torrette? Vedremo una riqualificazione della passeggiata con un segno forte che porta chi passeggia direttamente anche sul mare. Ovviamente non possiamo intervenire nell'area di parcheggio perché quello potrà arrivare soltanto quando risolveremo gli aspetti al di là della ferrovia, sulla quale c'è anche qui un ragionamento serio, vero, che si sta facendo con le proprietà, che si inserirà nel nuovo piano regolatore, che sarà una risposta anche ai problemi dei parcheggi, che è funzionale anche al termine della riqualificazione complessiva. Quando abbiamo parlato con gli operatori l'abbiamo sempre definito un villaggio per famiglie a cielo aperto, vicino alla città, che dà veramente ogni tipo di possibilità, con le spiagge lunghe, con possibilità di passeggiate, con servizi per i bambini, ma gli mancava una vera riqualificazione. È da troppo tempo che attendono una risposta vera da parte dell'amministrazione comunale, dei servizi all'altezza della situazione, visto che sono tanti turisti dal centro Italia, ma soprattutto anche dal nord, che arrivano e cercano destinazioni come questa. Un nuovo punto di vista che ci darà modo di comunicare questa destinazione con più forza e quindi dare più appeal a una destinazione che lo merita e con questo aiutare le attività economiche. Quindi un vero progetto, un importante progetto che dovrà avere una continuità nel futuro. Se ne è parlato per tanti anni e ora è giunto al capolinea. Parliamo dell'arredo dell'area ex Agip, di cui la settimana prossima partono i lavori. L'annuncio è stato dato dal Comune di Fano. Questo autunno è senza dubbio la stagione in cui parte l'attività di un buon numero di cantieri promossi dall'amministrazione comunale. La prossima settimana è anche la volta dell'arredo dell'area ex Agip, un'area che è stata bonificata a lungo dopo aver ospitato un distributore di carburante e per la quale, invece di un parcheggio, è stata effettuata la scelta di un piccolo parco con alberature, panchine e una cavea che dialogheranno per immagine, colori e funzioni con la vicina scuola elementare. Il lato verso via Montegrappa sarà poi delimitato da una pista pedonale e una pista ciclabile che in un secondo momento giungerà fino a via Malagodi, la via della Corridoni. Quello su viale Gramsci invece sarà delimitato da un filare di tigli e platani. I lavori partono la prossima settimana e termineranno indicativamente per fine aprile. Inizialmente faremo quello che è uno sbancamento di tutto quello che è il terreno, un terreno che è stato bonificato e in questi giorni proprio ci viene restituito, per cui è pronto per essere lavorato e dopo un primo sbancamento lavoreremo su tutta quella che è la parte di calcestruzzo nel sottofondo per poi fare una nuova pavimentazione, sottoservizi, illuminazione, un nuovo impianto di fognature bianche, lo spostamento delle attuali caditoie, metteremo a dimora delle cordolature importanti anche per raffigurare quello che un po' è questo tema della piazza, che diventa anche un anfiteatro se vogliamo, e nello stesso tempo potenzieremo anche tutto il discorso del verde, perché ricordiamo i corridoi verdi che appunto saranno di perimetro e anche di abbellimento di quelli che sono questi percorsi pedonali e ciclabili, che faranno di questo luogo anche un'area un po' protetta, proprio anche che rispecchia una volontà della scuola, indicandoci proprio, dandoci delle indicazioni di spazio dove anche i bambini possono attraversarlo in sicurezza. Quando mi sono insediato, la sfida che abbiamo lanciato è quella di rendere la città di Fano la più interessante della nostra regione. Penso che siamo sulla strada giusta perché stiamo facendo tanti interventi di valorizzazione, di riqualificazione. Non soltanto le aree più centrali, ma anche aree che magari destano meno interesse, ma sono un biglietto da visita. E qui parliamo dell'ex area Agip che viene bonificata e quindi questa è una bella cosa perché significa che riportiamo alla sua normalità un'area. E l'altra è quella della riqualificazione, un'area che è un crocevia, che è un di passaggio, è un ingresso della città, è una città che fa attenzione anche a questi particolari, a queste aree, vuol dire che è veramente bella, che vuole essere veramente di grande attrazione, di grande interesse. Questa è la scelta che abbiamo fatto e lasciatemi dire una
così concludendo una battuta a tutti quei simpaticoni che dicono che questa è la città del rendering, la risposta che mi sento di dire: fatti, non rendering. Si sono svolti oggi i funerali di Roberto Giusti e Luigi Minchillo. Giusti, ex cestista, si è spento nei giorni scorsi dopo una lunga malattia che da tempo non gli dava tregua. Dopo la carriera nel basket, aveva lavorato per anni alla Pica SPA prima di andare in pensione. Minchillo invece è deceduto all'ospedale a seguito di un infarto. È stato uno dei protagonisti assoluti del pugilato italiano degli anni 70 e 80. Per Giusti i funerali si sono svolti questa mattina a Pesaro, alla chiesa del Cristo Risorto. Invece funerali laici al Parco Miralfiore per l'ex pugile nato a San Paolo del Civitate. Gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno individuato i responsabili di 3 furti. Il primo riguarda un 36enne domiciliato a Fano, ma di fatto senza fissa dimora, ritenuto l'autore del furto di una bici elettrica asportata dal giardino di un'abitazione nel centro storico. L'uomo l'aveva poi ceduta ad un rumeno residente a Pesaro per poter acquistare sostanza stupefacente. Durante la perquisizione il 36enne è stato trovato in possesso della droga ed è stato arrestato. Inoltre il GIP ha emesso nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nelle province di Pesaro e Urbino e Rimini. La bici invece è stata trovata in possesso di un terzo soggetto residente a Cagli, denunciato per ricettazione insieme al rumeno, ed è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il secondo episodio riguarda 2 croati, padre e figlio, che all'interno di un camper avevano 7 borse griffate per un valore complessivo superiore a 20.000 euro, rubate 4 giorni prima in una abitazione a Fano. Grazie all'analisi delle telecamere presenti nel condominio è stata individuata quale autrice del furto la moglie del giovane arrestato. Nei suoi confronti sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Infine, il terzo furto è quello subito da un addetto alle pulizie delle strade nella zona del Lido. L'uomo, risalendo nel suo mezzo di servizio, aveva notato che il suo zaino posto all'interno del veicolo era stato rubato con il portafoglio contenente documenti e denaro contante. Con la collaborazione della polizia locale sono stati acquisiti indizi a carico di un 28enne dimorante a Fano con precedenti per reati contro il patrimonio. Il ragazzo è stato denunciato e segnalato alla prefettura perché trovato durante la perquisizione in possesso di sostanza stupefacente. Zaino e portafogli sono stati poi restituiti al proprietario. E torniamo a parlare della nuova ASP, l'azienda per i servizi alla persona, che è stata approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale di Fano. Ora il percorso proseguirà negli altri comuni dell'ambito e intanto il presidente Dimitri Tinti oggi ha fatto chiarezza e risposto alle critiche. Presidente, con la trasformazione ad ASP, in che modo si andranno a migliorare i servizi alla persona e che cosa cambierà? L'ambito territoriale sociale 6, che rimane, perché gli ambiti sono determinati dalla Regione Marche, si trasforma passando dalla attuale convenzione intercomunale, i comuni sono 9, da Fano a Pergola, che è un atto amministrativo semplice ma anche rigido, che prevede, regola i rapporti fra i comuni, passa a una azienda pubblica di servizi alla persona, che è un ente autonomo con propria personalità giuridica. È un ente non economico, cioè non gestisce direttamente servizi, ma si affida alla rete del territorio, del welfare territoriale, quindi del terzo settore, ed è un ente pubblico locale. Dunque non si trasformerà l'ambito, bensì la convenzione. Il fine qual è? Ottimizzare le risorse, intercettare anche più risorse dai vari canali, che possono essere quelli ministeriali, europei, regionali, e alla fine arrivare a mettere in campo con un potenziamento della gestione associata interventi il più possibile capillari, appropriati e accessibili là dove il bisogno si
presenta. Fratelli d'Italia sostiene che non state rispettando le leggi regionali, visto che nel piano sociosanitario il nuovo ambito sociale di competenza è quello fra l'unione dell'ambito 6 con l'ambito 7. Dunque sarebbe una fuga in avanti, secondo loro, e avrebbe l'obiettivo di gettare le basi di un oligopolio politico da parte della sinistra. Testuali parole, che cosa risponde? No, smentisco. C'è sempre stata la normativa, ma anche tutta la pianificazione, che ha indicato o cercato di promuovere, di favorire la coincidenza fra ambito sociale e distretto sanitario, nella logica dell'integrazione sociosanitaria. Finora non è stato fatto. Se ci sarà un domani questa riunificazione da parte della Regione Marche, dell'ambito 6 che fa capo a Fano e l'ambito 7 che fa capo a Fossombrone e insieme fanno parte dello stesso distretto sanitario, credo che sia un auspicio per tutti perché rafforza le politiche sociali sul territorio, sempre potenziando la gestione associata e trovando un riordino, diciamo, istituzionale del territorio. D'altra parte Mauro Ginesi, ex portavoce del Comitato Le Brecce, le chiede: se è convinto che l'ASP sia una buona cosa, rinunci per i primi 5 anni a fare l'amministratore unico. Cosa ne pensa? Ma allora, io attualmente sono presidente dell'ambito territoriale sociale 6, indicato, nominato insomma dai 9 sindaci. Non posso fare l'amministratore unico dell'ASP, eventualmente vedremo poi, tra l'altro ci sono le elezioni a Fano, perché io sono presidente in quanto assessore delegato dal sindaco di Fano. L'amministratore unico, basta leggere lo statuto, lo deve fare una persona qualificata, competente, con tutte le... E tra le incompatibilità c'è il fatto che non debba essere un dipendente della Regione Marche. Io sono dipendente della Regione Marche perché la Regione Marche è un organo, è, diciamo, l'ente di controllo, quindi non c'è pericolo. La Guardia di Finanza di Pesaro e il Comune di Mondolfo hanno siglato un protocollo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto all'indebito accesso a prestazioni assistenziali pubbliche. Il patto mira a garantire che alcune misure di sostegno, come i contributi assistenziali riferiti a situazioni di indigenza e difficoltà economica, l'integrazione di rette per servizi diurni e residenziali e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, vengano concessi a coloro che ne hanno veramente bisogno. Inoltre l'accordo prevede una sinergia anche in materia di contrasto all'abusivismo nel settore alberghiero e turistico in genere, finalizzato al recupero dell'imposta di soggiorno eventualmente non corrisposta. Cambio al vertice del reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino. Nei giorni scorsi il comandante Nicola Di Gesare ha lasciato l'incarico per essere trasferito a Bologna, dove assumerà il comando di una sezione del Comando Legioni Carabinieri Emilia-Romagna. L'ufficiale lascia la città di Pesaro dopo 3 anni, il primo dei quali legato alla pandemia, con all'attivo numerosi e importanti successi operativi conseguiti dalle articolazioni investigative alle sue dipendenze. Al suo posto è arrivato il tenente colonnello Antonio Patruno, che vedete in questa fotografia, 48enne di origini pugliesi e proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, da lui retta negli ultimi 4 anni. E adesso parliamo di sport e di inclusione grazie ad un nuovo progetto che prevede attività sportive gratuite per i giovani disabili e normodotati e sportelli di ascolto per prevenire il disagio giovanile. Ce ne parla di più Simona Zonghetti. 2 anni di attività sportive gratuite nel segno dell'inclusione è quanto prevede il progetto intitolato L'Uno per l'Altro, presentato da diverse realtà sportive, di cui il Fano Rugby in elenco capofila, che hanno vinto un bando ministeriale per regalare a tanti giovani dai 14 ai 34 anni, così come a tanti ragazzi diversamente abili, una serie di opportunità aggregative e di crescita personale. L'iniziativa ha anche lo scopo di prevenire eventuali forme di disagio, come l'isolamento sociale, il bullismo, i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione. Quali sono questi sport che potranno essere praticati? Allora, i sport individuati, che sono frutto della partnership, del partenariato con le altre società sportive, saranno il rugby touch e il rugby integrato, oltre alla vela integrata, il canottaggio outdoor e indoor.
Alle attività sportive e a quelle all'aperto si aggiungono proposte che si collocano al di fuori del movimento e dell'agonismo, ma ugualmente di grande valore sociale. Ne sono un esempio i cosiddetti laboratori Life Skills, incentrati sulla gestione delle emozioni e sull'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, gestiti da Poliscop, che proporrà anche delle visite guidate alla Fano Sotterranea. Tra le proposte pure uno sportello d'ascolto grazie ad Etica Center, i corsi di formazione ASI e il corner dello sportivo. Caritas infatti raccoglierà indumenti e attrezzature per lo sport da redistribuire ai più bisognosi. Tutte le varie attività saranno abbastanza capienti e quindi c'è spazio. E saranno un pochino più limitate sotto l'aspetto della vela del rugby integrato per ovvi motivi di utenza, quindi con un rapporto diverso fra educatori e utenti. A breve metteremo fuori sia un indirizzo email sia un numero di telefono dedicato per le adesioni. Si possono praticare più sport? Sì, la possibilità è quella di fare appunto un percorso, questo progetto è biennale, che si alterna sia la parte sportiva, quindi anche con più sport, e quella extra sportiva. Sarà possibile poi eventualmente anche aderire successivamente, quindi non è che c'è un termine di scadenza per l'adesione. Il comune, ma anche l'ambito sociale, in qualche modo ci aiuteranno a individuare questa utenza e quindi sarà molto importante il loro ruolo. Via libera dalla regione al ripristino del lago Bergamo nel municipio di Barchi. Siamo nel comune di Terre Roveresche. A dare la notizia è il sindaco Antonio Sebastianelli, che nel settembre 2020 aveva sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale l'acquisto in diritto di superficie dal consorzio di bonifica dell'area in cui era ubicato l'invaso, proprio per avviare un percorso di riattivazione del bacino svuotato nel 1985. Le opere consistono nel ripristino dell'alveo mediante il taglio della vegetazione cresciuta in quasi 40 anni, nella manutenzione delle aree boschive esterne, nella manutenzione dell'argine in corrispondenza del fosso e nella sostituzione dei manufatti in corrispondenza degli affluenti. E torniamo a parlare del centro di riabilitazione nel quartiere di San Lazzaro, perché dopo la richiesta avanzata alla Regione da Stefano Polleggioni dell'UDC di trovare un'altra collocazione, qualcosa si muove. Polleggioni infatti, insieme ad altri cittadini, lamentava salite e discese pericolose per raggiungere la struttura al primo piano e l'ascensore, l'unico presente, è rotto ormai da tempo. Ieri, fa sapere Polleggioni, è arrivata un'ulteriore risposta dalla Regione a firma della segreteria dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Nella mail si comunica che l'AST di Pesaro è stata sollecitata a verificare una diversa allocazione della struttura. Promuovere i libri e la letteratura attraverso il coinvolgimento dei giovani. Sono queste le finalità dell'evento Letteraria in programma a Fano. Gli appuntamenti si svolgeranno nella Mediateca Montanari e nella Pinacoteca San Domenico. Dal 6 all'8 ottobre nel centro storico di Fano torna la 10ª edizione di Letteraria, l'evento che ha come obiettivo quello di promuovere i libri e la letteratura. Tanti gli ospiti e un nutrito programma di appuntamenti dove i giovani sono sempre più i protagonisti. Oltre ai nostri giovani lettori, abbiamo cercato di coltivare un gruppo di giovani intelligenti, sensibili e capacissimi che stanno diventando un po' il ricambio generazionale di questa esperienza. Sono autori, sono registi, hanno lavorato per tutto l'anno alla realizzazione dei nostri podcast e adesso durante le giornate, che sono il momento conclusivo della nostra manifestazione perché ospitano i 10 finalisti, 11 quest'anno in ragione della presenza per la prima volta dell'accoppiata traduttore e scrittore originario, quindi Simone, questo bel romanzo di Narine Abgarian, verrà presentato e si avrà l'opportunità di dialogare tra Claudia Zonghetti e Narine Abgarian, quindi giovani protagonisti anche di queste giornate, a conversare con i nostri ospiti, che sono tanti. Mi limito a segnalare alcuni diciamo appuntamenti di punta per la loro novità, e quindi la serata del 6, perché per la prima volta in città arriva uno spettacolo di poetry performing, quindi un giovane poeta che di fatto fa teatro attraverso la poesia,
e l'appuntamento con la piccola tavola rotonda che ospita la Porta Pince Marcantoni, perché si discuterà delle tendenze della narrativa italiana contemporanea. E poi naturalmente le lezioni magistrali di Bubba e di Redaelli, una su Elsa Morante e l'altra sull'importanza della letteratura come cura per la follia personale di questo mondo, e tanti altri. Ecco, anche questi incontri avranno tanti giovani ad animarli. Il programma lo potete trovare sul sito di Letteraria www.premioletteraria.com, ma anche nelle sedi dove la manifestazione si svolgerà, quindi alla Mediateca Montanari e alla Pinacoteca San Domenico. Sindaco, l'evento Letteraria è arrivato al suo 10° anno di attività ed è una grande risorsa per la nostra città, ma soprattutto per i giovani. Sì, è un'iniziativa straordinaria sulla quale abbiamo creduto moltissimo. Non è un caso anche la coincidenza 10ª edizione, siamo nel 10° anno di questa amministrazione, quindi dalla prima edizione l'abbiamo sposata. Io l'ho definita un po' il trionfo della partecipazione dei giovani nella lettura, nella critica letteraria, con un coinvolgimento veramente straordinario. In questi anni ha prodotto tante attività, tante iniziative, tanti autori e traduttori sono venuti in questa città, ha promosso anche il nostro territorio, ma quello che più mi piace sottolineare, evidenziare ed è un elemento di plauso, che questo evento è stato anche un qualcosa che ha contaminato tanti giovani e ha stimolato la lettura. Penso questo sia veramente un risultato straordinario, al di là della bellezza e dell'importanza di Letteraria. Domani mattina al Pincio di Fano alle ore 11 verrà inaugurata Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori, in programma fino domenica 1 ottobre. Saranno più di 20 gli espositori pronti a creare un'atmosfera unica. Parallelamente, lungo via Arco d'Augusto verrà allestito il mercatino tipico legato ai prodotti della sostenibilità. Inoltre, per tutti i giorni della mostra, saranno organizzati nell'area dei Giardini Roma dei giochi da tavolo in legno per grandi e piccini, mentre per domenica alle 17.30 è previsto uno spettacolo a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Fano Fiorisce è anche musica, con la sinergia rinnovata con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Ed ora ci spostiamo ad Apecchio, dove dal 29 settembre al 1 ottobre si svolgerà la storica mostra mercato del tartufo. Saranno 3 i giorni dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici, vera eccellenza del territorio. Marco Lonigro. Esaltare il tartufo, l'alogastronomia e la tradizione culinaria. È tutto pronto per la 41esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo, che si svolgerà dal 29 settembre all'1 ottobre ad Apecchio. 3 giorni dedicati alla valorizzazione dei propri prodotti tipici, un evento atteso da cittadini, turisti e buongustai. Lo sentiamo questo desiderio di partecipare, intanto è atteso lì nella nostra piccola comunità, perché è molto attiva, in vero fermento, c'è proprio una voglia di fare tutto al meglio, quindi di preparare le cose a puntino con grande qualità, ma c'è attesa anche da parte chi ha intenzione di venirci a far visita. E poi c'è questa serie di attività, di elementi, di iniziative che naturalmente rendono la manifestazione unica nel suo genere. Prima di tutto questo abbinamento tra tartufo, birra e territorio in generale. Pensiamo che in 2 giorni si concentrano veramente tanti spunti e tante occasioni di divertimento e di convivialità. Il sipario si alzerà venerdì 29 settembre alle ore 18 con l'apertura delle tipiche osterie del centro storico, che verranno messe alla prova dal concorso Che Gusto. Una giuria di esperti, dopo accurati assaggi, proclamerà il miglior piatto al tartufo, il miglior piatto alla birra e il miglior vino sfuso marchigiano. Sabato la mostra entrerà nel vivo con il taglio del nastro in piazza San Martino, alla presenza di autorità e della testimonial delle Alte Marche, la più volte campionessa mondiale di scherma, Elisa Di Francisca. Spazio alla birra nella giornata di domenica 1 ottobre, quando verrà conferito il premio Apecchio Città della Birra, premio Franco Re, a 2 birrifici locali. Un programma fitto di eventi, e nei 3 giorni della manifestazione non mancheranno spettacoli musicali e artistici, mostre, intrattenimento per bambini e tanto altro.
abbiamo avuto la possibilità di intercettare, di poter avere con noi Orietta Berti, che è un personaggio che non solo viene ricordato dalle generazioni più grandi come la mia eccetera, ma anche dai giovani, perché ha saputo reinventarsi come artista pop in binomio con giovanissimi interpreti. Alle 5:30, alle 17:30 di domenica 1 ottobre questo concerto con la sua band in un'ambientazione molto bella, al termine del quale, concerto attesissimo, ci sarà questa proclamazione in coronazione di Regina del Tartufo. È un momento che incuriosisce, è però un momento che crea una bella atmosfera, una bella attesa, e c'è un'ottima risposta da parte del pubblico. Durante questi tre giorni non mancherà ovviamente allegria, perché poi il nostro vero ingrediente è la felicità, l'allegria e l'ospitalità che noi cerchiamo di dare ai nostri turisti che vengono a trovarci. È tutto per questa edizione del telegiornale. Come sempre vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione locale di Fano TV. Buona serata.